Mister Marco Baroni, a vostra disposizione c'è la prima domanda di Pasquale Marzotta, Gazzetta dello Sport e Mondo Radio, prego. Buongiorno mister. Buongiorno. Il Lecce inizia domani un trittico di gare, 3 spareggi salvezza, Verona, Salernitana, Cremonese. È chiaro, si affronta una gara alla volta, ma con quale spirito il Lecce si presenta a questo appuntamento, ben sapendo di come l'atteggiamento mentale abbia contraddistinto le prestazioni del Lecce per gran parte di questa stagione? Sì, è uno scontro diretto che andiamo a fare in casa dell'Hellas, però noi dobbiamo pensare a noi, alla nostra prestazione. Sappiamo che troviamo di fronte un avversario forte che assolutamente, secondo me, non merita i punti in classifica che ha in questo momento, quindi la partita presenterà sicuramente delle difficoltà alte, ma è quello che noi vogliamo, è quello che noi cerchiamo, ci vogliamo misurare, l'ho sempre detto, con queste sono le nostre partite, queste sono le partite per il quale dobbiamo appunto dimostrare tutta la compattezza, la lucidità, la capacità di sacrificio, di voglia, di determinazione, perché occorreranno queste componenti, quindi ci siamo preparati, abbiamo messo alle spalle questi risultati utili che abbiamo fatto fino adesso e quindi guardiamo con fiducia ma con grande rispetto dell'avversario. Ritornando alla serie di risultati, cercherà di alimentare questa striscia un po' per la storia del club dove lei ha partecipato anche da calciatore e si presenterà proprio a Verona dove ha disputato più presenze in campionato con questo club, diciamo anche emotivamente qualcosa ci sarà. Sì, ripeto, noi si va in campo sempre per fare risultato, per vincere. Verona per me da calciatore ha rappresentato comunque un passaggio importante in un momento della mia carriera dove c'era maturità e quindi c'è un bel ricordo della città, di tutto, ma specialmente di tanti calciatori con il quale abbiamo condiviso 2 stagioni importanti. Però detto questo, sì, adesso quello che conta non è quello che è stato fatto, ma quello che c'è da fare, e ci sarà da fare una partita di grandissima sostanza, di grandissima attenzione, perché conosco quell'ambiente, conosco quel campo e so che sarà dura. Carmen Tommasi, Telerama. Mister, buongiorno. Buongiorno. Persson ieri ha svolto un lavoro differenziato, ora è tra i convocati, io volevo sapere come sta. E poi un'altra domanda, quali dubbi di formazione e soprattutto in quale reparto si porta per la gara di domani? No, guarda, allora, i dubbi, ci sono tanti ragazzi che stanno bene, che stanno crescendo. Mi è piaciuta molto la prestazione in primo tempo di Giuseppe Pezzella, era un po' che ha fatto molto bene, la stessa cosa di quando è entrato Yusin Malè, ma tutti, insomma, ecco, quindi ripeto, vediamo questa gara in 11 più 5, perché è importante, è fondamentale questo, quindi come sempre ci sarà necessità di tutti, ci sarà necessità appunto di tenere ritmo, di tenere corsa, perché loro è una squadra che ha ritmo, che ha corsa, ma è una squadra molto aggressiva, una squadra che è difficile giocare, ti viene a prendere tutto campo e quindi occorreranno qualche dubbiettino, sì, c'è ancora, ma perché i ragazzi stanno facendo bene, quindi quando ci sono dei dubbi vuol dire che tanti si meritano di partire subito. Mister, lei è un grande motivatore, ma con il mercato di mezzo è sempre in fermento e dopo 6 risultati utili di fila, come si fa a tenere alta la concentrazione di una squadra comunque giovane?
No, ma noi il mercato non ci tange, non ci tocca, nel senso che sono usciti dei ragazzi che meritavano di essere protagonisti e lo andranno a fare in altre squadre, e alcuni sono giocatori nostri e al quale ci teniamo molto che possano essere appunto protagonisti in questa finale di stagione per poi rientrare. E quindi ecco, la mia attenzione è massima su quello che, che c'è, sui giocatori che ho e sulla squadra, perché non possiamo assolutamente, non è mai entrato nel nostro spogliatoio, nei nostri pensieri in campo le situazioni di mercato. Filippo Verri, Piene da Lecce. Buongiorno mister, come ha trovato Cassandro dal punto di vista atletico, fisico e mentale, e come prosegue anche la crescita e l'allineamento di Malè col gruppo squadra? No, no, Malè è un fatto di ritmo, di condizione, ma ripeto, perché quando si parla di questo sembra poi magari che quando prendi un giocatore che non ha giocato molto, è chiaro che l'allenamento pur intenso, alto, non è sufficiente, no, a mantenere, a dare poi anche quella condizione di gara, no? Però il giocatore sta bene, si è integrato benissimo, gli piace lavorare con noi, si vede sul campo, e la stessa cosa è per quanto riguarda Tommaso Cassandro, che è un ragazzo che noi conoscevamo, secondo me ha dimostrato, è giovane, ha struttura, ha dimostrato di essere uno dei terzini più bravi in B, e quindi gli diamo la possibilità di venire nel nostro gruppo, non avrà nessuna difficoltà ad integrarsi, perché è un giocatore acceso, un giocatore che va a tutta, un giocatore che ha già di suo un po' il DNA che noi portiamo avanti. Roberto Schipa, Totem Nord Salento. Partita per partita il Lecce cresce ed esprime un gioco che ormai apprezzano tutti e arrivano riconoscimenti da tutte le parti. L'obiettivo resta quello della salvezza, ma che potenzialità ha questo Lecce? Dove può arrivare? Noi questo è un campionato pericoloso, un campionato, come vi ho sempre detto, che vincere non è facile, dobbiamo rimanere allineati su quello che è il nostro percorso, che è quello di intanto di crescere sia individualmente che di squadra, perché quando ci sono dei giovani, tantissimi esordienti, tantissimi che non hanno anche un percorso, no, di tenuta mentale, no, a un campionato così importante, non puoi assolutamente mollare, anzi devi sempre intensificare sia dal punto di vista motivazionale ma anche dal punto di vista fisico, no? E quindi noi rimaniamo attenti a quello che è il nostro percorso di crescita e andiamo a affrontare ogni gara con il piglio per noi che è sempre una nuova opportunità, una nuova chance di confronto in un campionato che dobbiamo dimostrare che sia il nostro campionato. Barbara Magnani, Antenna Sud. Buongiorno mister, io invece volevo chiederle il punto di forza vostro in questo momento, che potrà poi far la differenza in questa fase, insomma, importante, anche guardando le prossime partite che avete. Ma io guardo molto le cose che devo migliorare con la squadra, ma è chiaro che, come vi ho sempre detto, ma questo ve l'ho detto fino dall'inizio, anche quando magari qualche volta non arrivava ai risultati, questa squadra è la tenuta mentale, la compattezza, perché anche con il Milan l'abbiamo dimostrato, siamo andati in vantaggio, potevamo dilagare, poi siamo stati ripresi, comunque c'erano tanti minuti, la squadra è rimasta in partita. Io più che riguardo quella partita, più che dico che abbiamo fatto bene, molto bene anche il secondo tempo, perché avevamo di fronte un avversario che voleva assolutamente riprendere la partita, avevamo di fronte i campioni d'Italia, abbiamo di fronte dei giocatori, quindi non è facile, questo è un patrimonio che noi non dobbiamo pensare di averlo,
dobbiamo pensare di tutte le partite metterlo in campo, perché come vi ho sempre detto sono quelle situazioni che quando pensi di aver conquistato qualcosa è il momento che la perdi, quindi la compattezza, la tenuta mentale, la voglia, la determinazione, questo ecco, deve per noi essere una prerogativa in ogni gara, questo lo dobbiamo sempre mettere sul campo.